Siamo con Lisa Vittozzi, grande protagonista a livello internazionale l'anno scorso per quanto riguarda il settore giovanile del biathlon. Ricordiamo fra l'altro la partecipazione ai mondiali e ai giochi invernali della gioventù europea, oltre naturalmente ai campionati italiani. Insomma, direi che l'anno scorso, Lisa, è stata una stagione forse al di sopra anche delle tue aspettative, oppure no? Sì, in realtà era non era aspettato tutti questi, non erano aspettati tutti questi risultati. Sono contenta della stagione che ho fatto e spero di continuare così e spero che quest'anno possa fare meglio. E la preparazione è andata come doveva andare, tutto a posto? Sì, sì, è andata bene, ci siamo allenati con la squadra nazionale e... Senti, l'anno scorso appunto partecipazione a questi importanti appuntamenti internazionali, immagino che quest'anno l'obiettivo sia ritornarci e magari fare ancora risultati migliori. Speriamo che si possa partecipare di nuovo con gli europei e anche i mondiali, di qualificarci e spero di fare risultati buoni. Dove devi ancora migliorare? Da nessuna parte. Ma in genere si può sempre migliorare, diciamo. Dove vai meglio, nel fondo o nel tiro? Ma uguale, non né l'una né l'altra. Un'ultima cosa, Lisa, quali sono le difficoltà di fare assieme scuola e sport? Sono tante, bisogna fare sacrifici e non mollare, diciamo. Poi per chi come te ha anche delle soddisfazioni magari è più facile, no? Sì, quello sì.